che un gruppo significativo di nomi della terza declinazione ha il genitivo plurale in ium e non in um, e in alcuni casi l'ablativo singolare in i e non in e? Per spiegare questa differenza dobbiamo ricorrere alla grammatica storica, cioè alla grammatica che ricostruisce la storia o evoluzione di una lingua. La nostra storia inizia con una premessa fondamentale. Nella fase più antica della lingua latina c'erano due declinazioni distinte. Da una parte quella dei temi in consonante, dall'altra quella dei temi in vocale. In questa declinazione originaria, quella dei temi in vocale, la vocale si conservava in tutta la declinazione. A un certo punto le due declinazioni si fusero in un'unica flessione, la terza declinazione. Le desinenze dei temi in consonante, molto più numerosi, si estesero anche a quelle con tema in vocale. Tutte le desinenze tranne quelle del genitivo plurale, che rimase in ium. La desinenza del genitivo plurale in ium è in sostanza l'unica traccia di un originario tema in vocale, un tema che difficilmente riusciamo a distinguere applicando la regola che ci consente di trovare il tema di un sostantivo. Prendiamo per esempio il genitivo singolare civis. Se stacchiamo la desinenza is del genitivo, il tema dovrebbe essere civ, mentre è civi, perché questo è un nome con tema in vocale i, come dimostra la desinenza del genitivo plurale in ium.